Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi brevemente dell'utilità degli ampliamenti che sono sopraggiunti sul motore Endopilot Comet, in particolare dei moduli aggiuntivi downpack e backfill che ne fanno una stazione endodontica completa a tutti gli effetti. Andiamo a vedere un po' di cosa stiamo parlando. Conosciamo tutti Endopilot, in particolare le sue peculiarità principali. È un motore endodontico e un motore aperto con tantissime sistematiche già presenti al proprio interno. Ha un rilevatore apicale integrato che ne rende veramente facile l'utilizzo, molto comodo. È dotato di un pedale wireless senza fili, quindi avere un cavo in meno in mezzo alle tante cose che dobbiamo utilizzare è sempre un grande vantaggio. Può essere utilizzato in rotazione continua e in reciprocazione. È personalizzabile nelle varie modalità appunto di rotazione, e non c'è scritto in questa diapositiva, ma ha anche all'inter proprio interno un movimento dedicato reflex, che è un movimento reciprocante intelligente dedicato ai file Comet Procodel e Procodel Q, ed è non ultimo anche facilmente trasportabile, tanto più che tanti colleghi che vanno in collaborazione se lo prendono, si muniscono di una valigetta per averlo sempre con sé e poterlo utilizzare tutti i giorni. Le estensioni di cui è stato dotato ultimamente sono queste: sono il downpack e il backfill, cioè la possibilità di avere un manipolo per scaldare e compattare la guttapercha e una pistola, ottura fondamentalmente, per estrudere guttapercha termoplasticizzata calda e riempire a ritroso i canali. In questo modo diventa davvero una stazione endodontica che possiamo posizionare sul nostro servomobile, molto poco ingombrante e facile da spostare, e davvero avere tutti i dispositivi a portata di mano per evitare appunto di avere nelle varie fasi doverci far passare dall'assistente la pistola, il downpack, il motore e via dicendo. Vediamo un piccolo video dove vi faccio vedere come si impostano queste nuove modalità. Questa è la schermata di avvio del nostro motore Endopilot. Andando a cliccare su otturazione, possiamo selezionare nella banda D-Pack la temperatura di utilizzo del downpack, quindi c'è un range da 100 a 300, normalmente ci si posiziona tra i 200 e i 250. Questo è il manipolo che ha una attivazione a pedale, vedete, non ha la classica ghiera, ma si scalda schiacciando sul pedale. La siringa ottura invece è una classica siringa ottura dotata di grilletto e possibilità di erogare, anche questa con temperature modulabili fino ai 200 gradi. Guardiamo adesso il downpack. Quindi il downpack è un dispositivo che permette di scaldare, vedete qua è già installato un plugger, ne parleremo poi, di scaldare la nostra guttaperca. Innanzitutto questo dispositivo Comet è molto leggero, a differenza di quelli che si trovano in commercio. È dotato di filo, attaccato con un filo alla stazione Endopilot e va attivato, vi ripeto, con il pedale. Non ha la classica ghiera che in alcuni casi c'è sul manipolo, quindi si schiaccia con il piede il pedale e in questo modo viene mandato l'impulso per scaldare il plunger. A cosa serve il downpack? Il downpack serve per tutte le tecniche di compattazione verticale a caldo che conosciamo, che ben conosciamo. Quando cioè dobbiamo scaldare all'interno del canale la nostra guttaperca dopo aver sagomato e deterso il canale stesso. Il calore è fondamentale proprio per questo motivo in questa tecnica. Vediamo, questi sono alcuni esempi di dispositivi che in passato o attualmente vengono utilizzati a questo scopo. La tecnica classica di compattazione verticale a caldo è quella di shielder, chiamata anche di shielder, che si può eseguire ad esempio sia col Touch and It che col System D, comunque con qualche dispositivo che permette di scaldare. Prima di scaldare dobbiamo ovviamente scegliere il nostro cono di guttaperca. Come si fa? Si fa con la prova del cono. Dopo aver sagomato i canali, scegliamo un cono di guttaperca normalmente della conicità simile a quella della sagomatura che abbiamo dato, che abbia un certo tug back, cioè che si opponga alla rimozione dal canale con una certa frizione, cioè deve frizionare leggermente a 0,5 mm dal termine del canale, dal termine della nostra lunghezza di lavoro che abbiamo rilevato. Perché? Perché noi quando andiamo a scaldare il cono lo spingiamo e di conseguenza
Cosa succede? Dobbiamo scegliere il cono in modo adeguato, perché se ad esempio ipotizziamo di aver sagomato fino a 35 il nostro apice, sceglieremo un cono, lo taglieremo alla misura del 40 e verificheremo che questo arrivi a 0,5 mm più o meno dall'apice. Può essere anche 1 mm a seconda del tipo di canale, ovviamente un canale molto rettilineo e ampio, possiamo pensare di spingere il cono anche per più di 0,5. Se non facessimo questo, cioè se scegliessimo il cono alla stessa misura di lunghezza di lavoro determinata, scaldando e compattando il cono, spingeremmo oltre apice la gutta aperta. Di conseguenza dobbiamo prevedere che il nostro cono di gutta aperta verrà spinto un po' più in direzione apicale. Quindi per evitare estrusioni spiacevoli dobbiamo appunto tagliare leggermente il nostro cono. Perché è importante avere una sorgente di calore? Un tempo cosa si faceva? Si scaldava uno spreader sulla fiamma viva e si scaldava all'interno, perché dobbiamo avere la possibilità di avere un calore controllato e temporizzato per evitare che i tessuti si surriscaldino e avere un'azione standardizzata, omogenea della nostra otturazione. In questa animazione vi faccio vedere cosa avviene tecnicamente. Con la tecnica classica di Schindler. Abbiamo il nostro cono di gutta aperta leggermente sporcato di cemento nella porzione apicale, si scalda la massa di gutta aperta a livello coronale, si rimuove rilasciando il calore e immediatamente, coordinati con il nostro assistente, andiamo a compattare con un plugger di adeguate dimensioni. Sarà un plugger un po' più grande perché siamo in una zona coronale, quindi normalmente si comincia con un plugger 10. Questa azione viene ripetuta più volte, quindi calore, rilascio del calore, rimozione della gutta aperta e a seguire compattazione con un plugger. Fino ad arrivare a compattare gli ultimi millimetri della gutta aperta. Normalmente si termina con un plugger 0,8 in direzione apicale. L'altra variante della tecnica tecnica di condensazione a caldo è quella teorizzata da Buchanan negli anni 90, che viene definita anche onda continua di condensazione. Questi sono alcuni degli dispositivi utilizzati per eseguire questa tecnica. Il System B in particolare è quello originale, il primo apparecchio studiato per questo motivo, per questo scopo. E da oggi abbiamo a disposizione anche il nostro Downpack installato su EndoPilot per eseguire questa tecnica. Cosa prevede? La tecnica prevede che, a differenza di quella di Schindler, calore e compattazione avvengano in modo simultaneo, cioè la gutta aperta può essere ammorbidita e condensata allo stesso tempo perché il portatore di calore è allo stesso tempo un plugger che scalda e compatta simultaneamente. Prima di procedere all'otturazione, dobbiamo scegliere il nostro plugger. Downpack mette a disposizione 5 misure con diverse conicità e diversi diametri in punta che vedete qua. Ovviamente dobbiamo scegliere in base alle caratteristiche cliniche del nostro canale. Quindi un canale ampio sceglieranno un plugger molto conico e grande in punta, un canale stretto e lungo potremmo scegliere un fine o un extra fine a seconda dei casi, ovviamente. Sceglieremo il nostro plugger in base a queste caratteristiche e posizioneremo lo stop che vedete, lo stop di gomma, a circa 3-4 mm dalla lunghezza di lavoro, perché sappiamo che non dobbiamo andare oltre, dobbiamo arrivare in prossimità dell'apice, ma non spingerci troppo vicino. Quindi questo sarà un plugger non adatto perché arriva corto e friziona troppo contro le pareti, mentre andremo a scegliere un plugger adeguato che arrivi senza toccare le pareti, cioè senza impegnarsi troppo perché non dobbiamo esercitare troppa pressione sulle pareti dentinali, a circa 3-4 mm dalla lunghezza di lavoro. L'onda di condensazione continua, secondo Buchanan, prevede che il calore erogato sia intorno ai 200-250 gradi. Vi ricordo che viene attivato con il pedale wireless. Dovremmo portare il plugger in direzione apicale fino a 3-4 mm dal punto di impegno. A questo punto rilasceremo il pulsante mantenendo però la pressione apicale, perché la gutta aperta sappiamo che è un cattivo conduttore di calore, per cui disperde calore velocemente, tende a contrarre. Noi dovremo contrastare questa contrazione con un plugger manuale o con il plugger stesso che stiamo usando proprio per evitare che durante il raffreddamento ci sia un'eccessiva contrazione.
Andiamo adesso a vedere nell'animazione cosa succede fisicamente durante questa tecnica di otturazione. Calore e compattazione sono azioni simultanee, quindi il nostro plugger caldo entra nella massa di Gutaperca, rilasciamo il calore, a questo punto quando siamo arrivati vedete lo stop in gomma alla giusta lunghezza, manteniamo però la pressione apicale per circa 10 secondi, cioè compattiamo soltanto senza scaldare, per contrastare la contrazione della Gutaperca, come vi dicevo. A questo punto diamo un piccolo colpetto di calore con il pedale, cioè un secondo, che si chiama anche calore di rilascio, cioè proprio per staccare la Gutaperca che si è appiccicata al plugger, e rimuoviamo in direzione coronale il nostro plugger. Se siamo fortunati, resta tutto attaccato al plugger, non avviene sempre così, talvolta bisogna magari fare più passaggi per togliere bene tutta la Gutaperca. Andiamo adesso a vedere in un caso clinico fisicamente cosa avviene. Scusate, dimenticavo, è bene poi anche compattare leggermente con un plugger manuale per migliorare l'adattamento della Gutaperca in direzione apicale, senza più scaldare, semplicemente ribattendo un po' la Gutaperca. Andiamo a vedere adesso il nostro caso clinico. È un caso clinico di un canino inferiore andato in pulpite a causa di una grossa abrasione a cui è seguita una carie occlusale. È una radice molto lunga. La prima cosa che facciamo in questi casi, dopo aver determinato l'accesso al canale, che qua era molto semplice, andiamo a determinare la lunghezza di lavoro con un K-File 0,8. Prendiamo la nostra lunghezza di lavoro, la riportiamo sul righello. Questo è un canale molto lungo, un canino, siamo intorno ai 25-26 mm, se non ricordo male. Dopodiché passiamo dallo 0,8 subito allo shaping glide path, quindi andiamo a sagomare il corpo canale del nostro canino con un 20,06. Ovviamente nel montaggio ho omesso alcuni passaggi, comunque quello che facciamo è dare una sagomatura di base al nostro corpo canale, intervallando frequenti irrigazioni, per poi finalizzare con una rifinitura apicale. Qua sto usando un 3006. La qualità però dei detriti di dentina rimossi a livello apicale non mi soddisfaceva perché c'era dentina ancora sporca, per cui ho deciso di passare una misura in più, sempre in reciprocazione, un poco del 3505, che invece mi ha permesso di rimuovere, di sagomare adeguatamente l'apice e avere anche un controllo visivo adeguato, quindi con una buona qualità della dentina asportata a livello apicale. A questo punto si sceglie il cono di Gutaperca, lo si adatta, si controlla ciò che arrivi, in questo caso circa 1 mm di distanza dalla lunghezza di lavoro, ho scelto il mio plugger e adesso sto compattando. Vedete, è un plugger montato su da un pack, sto scaldando e compattando e lo stop in gomma è a distanza di 3-4 mm dall'apice. Vedete che la Gutaperca risale, qua non ho potuto fare una singola onda perché il canale è molto lungo, quindi è meglio in questi casi togliere progressivamente 4-5 mm di Gutaperca ogni volta e poi con plugger pulito scendere nuovamente, quindi si fanno 2-3 onde di condensazione continua. Fino a quando, come vi dicevo, arriviamo ad avere il nostro stop in gomma alla misura corretta che abbiamo prestabilito in base alla lunghezza di lavoro elettronica misurata durante la strumentazione. Compattazione a freddo, quando non sto più erogando calore, ma sto solo compattando, togliamo e poi andiamo a ribattere un po' con un plugger manuale la Gutaperca nella porzione apicale proprio per migliorarne un pochino l'adattamento. Vedete, sono plugger molto lunghi e questo è il risultato finale con la conseguente poi riempimento a ritroso con la siringa backfill e questa è la ricostruzione del caso. Un valore aggiunto del downpack è sicuramente la possibilità di attivare in modo importante gli irriganti all'interno dei nostri canali. Sappiamo bene che la detersione chimica è un presupposto fondamentale di ogni trattamento endodontico. L'ipoclorito è fondamentale, però sappiamo anche che la sua efficacia poi sarà aumentata grazie al riscaldamento e all'attivazione intracanalare, cioè andare a fare qualche azione, quindi affidarsi a un protocollo di irrigazione canalare che prevede il calore, quindi applicazione di calore 4-5 secondi, 150 gradi normalmente, all'interno del canale dell'ipoclorito stesso, stando ovviamente corti rispetto alla lunghezza di lavoro, con brevi escursioni. E poi attivare con uno strumento sonico o ultrasonico, ce ne sono tanti in commercio, gli irriganti stessi aumenta notevolmente l'efficacia, quindi anche la possibilità di rimuovere detriti, tossine, microbi dall'interno dei canali. Andiamo a dare qualcosa in più alla nostra otturazione canalare. Ovviamente poterlo fare
con uno strumento che abbiamo a facile disposizione, cioè quindi a fianco del nostro endopilot, è molto molto comodo ed è in assoluto oggi riconosciuta come la tecnica più affidabile, cioè portare ipoclorito caldo all'interno dei canali è una tecnica che disperde calore velocemente, mentre invece scaldarlo quando è già dentro è una tecnica che permette di mantenere il calore in modo più efficace e costante all'interno dei canali stessi. Una volta che abbiamo rimosso la nostra massa di guttaperca, come vi dicevo, dobbiamo riempire a ritroso il canale, cioè il canale non deve essere mai lasciato vuoto, se prevediamo di non ricostruire il dente nella stessa seduta o se lo farà qualcun altro per noi. Comunque, come norma assoluta, è bene non lasciare il canale vuoto, perché ogni vuoto in endodonzia permette ai microbi di proliferare e non sappiamo se magari per qualche motivo il paziente dovesse rivedersi, ripresentarsi magari dopo un mese per qualche strano motivo, è andato via per un lavoro, si è ammalato, non lo vediamo un po', sappiamo che rischiamo una ricontaminazione del canale. Quindi cosa dovremmo fare? Dovremmo fare il riempimento ritroso, aggiungere guttaperca che noi abbiamo tolto scaldando. Questo viene fatto con la siringa ottura, oggigiorno, quindi una tecnica che ci permette di fare questa cosa molto velocemente. In passato, e ancora oggi tanti lo fanno, veniva fatto manualmente. A me è capitato poche volte di farlo quando magari la siringa ottura era in riparazione. E in cosa consiste? Consiste nell'aggiungere tanti piccoli pezzetti di guttaperca scaldati e compattati fino a raggiungere la parte coronale del canale. E credetemi che se il canale è lungo, magari stretto, è una tecnica davvero che porta via tanto tanto tempo, perché bisogna farla bene, bisogna compattare bene la guttaperca, non possiamo mettere pezzi di guttaperca troppo grossi, perché come vi ho detto la guttaperca trasmette male il calore, quindi dobbiamo accontentarci di scaldare piccoli pezzetti e compattarli molto bene, ma porta via davvero tanto tempo. Oggi il dispositivo che abbiamo dedicato al riempimento ritroso sono queste pistole, ce ne sono diverse in commercio, normalmente sì, ci si riferisce a questi dispositivi come siringa ottura ed è quella che è effettivamente montata sul Endopilot, che è costituita di queste componenti. Andiamo a vederle una per una. Abbiamo uno stantuffo che ci permette di spingere la guttaperca all'interno della pistola stessa. Abbiamo un pulsante di rilascio dello stantuffo che qua si intravede, ma schiacciandolo forte e tirando indietro lo stantuffo permette di rilasciare, di togliere lo stantuffo. Perché? Perché lì vicino c'è la camera di riscaldamento dove vanno inseriti questi cilindretti di guttaperca. Sono proprio delle cartucce di guttaperca che vanno inserite lì dentro, dopo aver tolto lo stantuffo, per essere poi riscaldate. L'ago, che è la parte ovviamente che estrude, che viene avvitata sulla siringa, con questo dadino che vedete metallico e in alcuni casi può essere utilizzata anche questa placchetta trasparente che protegge la zona che si riscalda, quindi per evitare di scottarsi quando ce la si passa tra medico e assistente. Poi abbiamo uno strumento di multiutilità che serve per piegare l'ago e per avvitare anche questo cilindretto, quindi serve sia per piegare l'ago, ovviamente nei settori posteriori saremo facilitati avere l'ago piegato a 45, 60, addirittura a volte 90 gradi, perché dovremo raggiungere porzioni difficili nel cavorale. Abbiamo la leva, il grilletto della pistola che ci permette di estrudere la guttaperca, le cartucce di cui vi ho già parlato, e poi questa spazzola di pulizia, un vero e proprio scovolone che vedremo poi a cosa serve. L'ago in particolare può essere di tre misure, 20, 23, 25 gauge. Io uso praticamente sempre il 25 gocce, cioè quello più sottile, perché mi permette di estrudere guttaperca nei canali stretti e lunghi, come può essere ad esempio una mesi vestibolare di un molare inferiore molto lunga. Dobbiamo cominciare a estrudere guttaperca magari a 18-19 mm di profondità, quindi mi serve un ago sottile e lungo. Come avviene? Ancora una volta andiamo a selezionare la nostra temperatura di riferimento, normalmente la posizione intorno ai 200, posizioniamo l'ago all'interno del canale, attendo normalmente qualche secondo perché l'ago riprenda la sua effettiva temperatura, estrudo piccole quantità di guttaperca, in questo caso mai più di 2-3 mm, e le compatto con il plugger in direzione apicale, sempre per il discorso di contrastare la contrazione di questo materiale. Questa azione viene ripetuta fino a raggiungere la porzione apicale e coronale, scusate, e quindi avere il nostro canale riempito.
Poi, in fase di ricostruzione, andremo a togliere quello che è necessario, in base a che dobbiamo mettere o meno un perno, comunque in base alla tipologia di restauro che andremo ad eseguire. Una cosa molto importante è la manutenzione della siringa in tutte le sue componenti. Questo è lo stantuffo. Vedete un dettaglio dello stantuffo? In questa zona è molto sporca di guttaperca, ovviamente, perché è la parte che scalda la guttaperca e la spinge. C'è un dadino che non si vede benissimo, c'è un piccolo esagono. Dei cuscinetti, questi tre cuscinetti, che devono essere periodicamente puliti. Questo per evitare l'usura, la rapida usura del materiale e quindi poterlo utilizzare più a lungo. Allo stesso modo, la camera di riscaldamento, che adesso vedete dall'alto, si sporca perché c'è guttaperca, sono tutti materiali plastici. Quindi, con il nostro scovolone andiamo all'interno, una goccia di solvente che è fornito, andiamo a spazzolare e togliere i residui. Questo va effettuato da noi o dall'assistente almeno una volta a settimana per evitare proprio la rapida usura, deterioramento dei materiali. È come togliere la polvere da casa, evitare di far accumulare troppa polvere per poi fare un grossissimo lavoro o addirittura fare fatica a togliere. Se andiamo a togliere periodicamente non ci accorgiamo quasi neanche di quello che facciamo, ma manteniamo molto meglio il dispositivo. Una cosa importante è munirsi di aghi di ricambio, perché ovviamente con il calore possono rompersi e se non ce l'abbiamo di ricambio è come non avere la siringa. Munirsi di esagono, i cuscinetti di ricambio, si cambiano pochissime volte, una o 2 volte all'anno, dipende dall'utilizzo che ne facciamo, ma anche qua se lo stantuffo non esercita più una buona pressione non possiamo più estrudere adeguatamente la guttaperca. E vi ricordo ancora la pulizia periodica di tutti i suoi dispositivi. Anche della camera di riscaldamento, ovviamente. Andiamo a vedere adesso un caso in cui vedete il cono posizionato con il cemento all'interno del canale, un canale molto ampio, questo vedete, ovale. Quindi vado a eseguire, questa è una tecnica classica, quindi scaldo e compatto perché voglio avere un po' più di controllo sulla massa di guttaperca. Quindi in plunger 10 vado a scaldare e compattare, tolgo piccole porzioni con il down pack di guttaperca, vedete? 1-2 mm di guttaperca e poi vado a eseguire la mia compattazione in direzione apicale. Questa è la tecnica classica di Schilder. Ovviamente, man mano che scendo in direzione apicale potrò utilizzare un plugger più piccolo. Qua non sono arrivato, se non ricordo male, oltre un 9 perché ovviamente il canale era abbastanza grande. No, mi sbagliavo, ho usato anche un 8. Ok, ho usato anche un 8 per arrivare a compattare la parte più apicale del canale. Dopodiché, cosa si fa? Si va a eseguire il riempimento rettroso con la siringa ottura. Piccole quantità di guttaperca. Compattate, adattate alle pareti, più è ovale il canale, maggiore è importante, più è importante eseguire una buona compattazione, un buon adattamento tridimensionale della guttaperca proprio per le ragioni che vi descrivevo prima. Questo è un caso in cui poi ho ricostruito immediatamente, quindi non ho riempito il canale fino a livello coronale, ma ho posizionato un perno nella stessa seduta. L'ultima cosa che vi ricordo è che trovate questa breve dimostrazione sulla playlist di Comet Academy su YouTube, sotto la playlist Esperto Risponde, dove trovate anche altre sessioni di questo format e quindi potete trovare anche altre risposte a domande sempre di natura endodontica. Vi ricordo anche i miei contatti social, i miei contatti mail e web, dove mi potete trovare se avete bisogno di qualche chiarimento. Con questo è tutto, mi auguro che la chiacchierata sia stata interessante e abbia potuto sciogliere alcuni dubbi. E vi saluto e a presto, grazie a tutti per l'ascolto.